Non parlate. Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, le mie condoglianze. Tu ti devi trovare un fidanzato. Non mi date pena, mamma, arriverà. Enrica, quando potrò rivedermi? Manfred è a Napoli. E tu non vuoi proseguire il cuore tuo? So che c'è una persona adesso nella vostra vita e lo so perché vi ho visti. Ma come mi permettete? Dimmi una cosa, Ricciardi, hai una donna? No. Ma perché non mi permetti di volerti bene? Perché quello che tu mi chiedi, io non posso darti. Fare le battute su un uomo estremamente fortunato. Estremamente fortunato perché nel mio percorso ho trovato la possibilità di fare sempre personaggi che mi mettessero profondamente in discussione. In questo caso in particolare si è trattato un po' di scalare una montagna altissima, perché l'invenzione di Maurizio, di Giovanni, su questa figura e poi sulla rete di relazioni che costruisce la vera occasione di fascinazione di questa narrazione, perché il commissario Ricciardi è tutto il mondo del commissario Ricciardi. È stata, ripeto, una sfida bellissima da giocare in realtà, perché poi quanto più è complicato e complesso affrontare un personaggio, e questo era un personaggio da affrontare tutto in sottrazione, cosa che non avevo fatto così tanto in altre occasioni nel mio percorso, allora il divertimento è più alto. Io riesco a pensare poi a quello, mi concentro soprattutto su quello, e ovviamente di ansi su come sarebbe andata, soprattutto con il pubblico delle lettrici e dei lettori appassionati a questa saga letteraria così premiata dal pubblico, era tanta. Però basta pensare di essere, almeno per quello che mi riguarda, decisamente il più privilegiato dei lettori, perché io ho avuto l'occasione di immaginarmi il mio Ricciardi non soltanto nel silenzio delle mie letture, ma anche di poterlo giocare, a mettere in scena davvero. Gioco molto serio, però pur sempre un gioco. Abbiamo cercato di viverla così anche in questa seconda stagione, segnata dall'ambizione giustissima, legittima, di portare ancora più in là il discorso fatto, e sempre nel rispetto di un solco importante che sta nella serie letteraria. Ed è questo, credo, il bello di questo set in particolare. Cioè, un po' come diceva Giampaolo, fai una cosa che ha avuto un bellissimo riscontro nella prima stagione, sai che c'è un pubblico esigente che l'aspetta, ti ritrovi al primo ciak con tanta responsabilità addosso, poi incroci lo sguardo di queste meravigliose attrici, di questi meravigliosi attori e ti dici: Madonna, che fortuna che ho. Per quanto mi riguarda, il personaggio di Livia non si arrende, prende anzi una china abbastanza pericolosa di ostinazione che la porterà a commettere degli errori e anche a perdere il suo allure, la sua compostezza, sempre molto così mondana, amabile, ma la farà praticamente, vedremo Olivia bere, fumare, insomma, un po' una rockstar maledetta. Però magari questo farà breccia, chissà, vedremo. Rende, non beve, riga, non fuma, però cerca maldestramente di staccarsi. E questa cosa è indice di una grande disperazione che prova questa povera ragazza. E però troviamo Enrica più cresciuta. Enrica è proprio cresciuta insieme a me, o io sono cresciuta insieme a lei. Insomma, questo è stato il ruolo sul quale io mi sono formata, perché è un ruolo che ho preso mentre stavo ancora studiando, è stato il mio primo ruolo trasversale. E è stato un ruolo che ho stratificato moltissimo durante la prima stagione, con grande, grande tensione, grande paura, che era anche propria del personaggio all'epoca. Invece in questa stagione Enrica cresce, prende più consapevolezza, prende anche più coraggio e appunto cerca di andare un po' incontro a se stessa, come tutte le ragazze di quell'età. L'intera primo ciclo di Ricciardi, parlo di primo ciclo perché Maurizio De Giovanni Contasua ha ricominciato a scrivere Ricciardi con Camminito di ciclo, ne ho aperto un altro. E intanto salutiamo Maurizio, che insomma è sempre cosa buona perché siamo qua.
perché lui ci ha messo una bella mano inventandosi questo popò di storia. Siccome lo chiedete in tanti, sono prendo come un termometro di quanto è amato questo personaggio, da quanto avete a cuore se finalmente riuscirà ad avere una relazione normale. Lo dico come una battuta, ma in realtà lo penso davvero, cioè ha del miracoloso, che è un uomo che fa di tutto per apparire, almeno una specie di sociopatico che vive di distanza, poi scateni così tanto riscontro, no? presso il pubblico, significa che in qualche modo si è lavorato bene. Quindi, per rispondere a questa attenzione particolare, beh, nella prima stagione abbiamo visto aprirsi diverse crepe nella corazza che Ricciardi ha costruito per proteggere gli altri da se stesso, più che il contrario. Malgrado voglia tenerla in piedi questa corazza, tutto quello che è successo nelle puntate della prima stagione ha lasciato un segno indelebile, tanto che dalla prima alla quarta puntata di questa seconda stagione le crepe diventano falle. Falle che lasciano passare ovunque la forza del desiderio di meritarsi un po' di felicità. Per non fare spoiler, quindi non rispondo direttamente, ma ti spiego, però con questo credo di avere detto quello che avevo da dire. Fuma, beve, fa l'amore, mangia. È uno sciupa femmine incandito. Sì, sciupa femmine non è un termine che non amo, però insomma sì. E lo fa con grande allegria, e vorrebbe che tutti facessero l'amore, una specie di grande, come dire, distributore di gioia, in uno modo. Ed è la sua caratteristica più bella, lo è stata nella prima stagione, era come una specie di incallito scapolone. E quest'anno sono stati molto bravi gli sceneggiatori perché si sono inventati uno sgambetto terribile per Bruno Modo, che si innamora di Lina, interpretata da Marianna Robustelli, che è stata qui in fronte. E paradossalmente, dopo aver avuto a che fare per tanto tempo con la morte, perché appunto era nato un po' dopo, quindi fare le autopsie, e averci a che fare costantemente per aiutare nelle indagini anche Ricciardi, è proprio l'amore a fargli lo sgambetto più duro. Non possiamo dire quello che succede, ma insomma secondo me si verseranno parecchie lacrime su questa storia. E Modo scopre che amare una persona non è la stessa cosa di amare tante persone. Poi insomma la famiglia Maione ha a che fare con altri tipi di problemi. La gestione dei figli e il loro futuro, perché ci sarà qualcuno che vorrà forse intraprendere la strada del padre, ci saranno un po' di problemi da risolvere. Oltre alle indagini con l'amato commissario, insomma, Maione in qualche modo ha un rapporto con di paterna protezione nei confronti del commissario. Salve, Alberto Fuschi, Spettacolo Italiano. Visto il successo della serie, se è in programma. Sono in programma altre stagioni che dipendono sempre dai romanzi di De Giovanni, e se la serie terminerà appunto con l'esaurimento di tutti i romanzi di De Giovanni oppure se il personaggio di Ricciardi, quello televisivo, si distaccherà da quello dei libri, magari con degli episodi inediti, oppure se dipenderà sempre dai libri di De Giovanni. Ivan, vuoi rispondere tu su questo aspetto? No, io penso che dipenderà sempre dai libri di De Giovanni, che però, come sapete, è molto prolifico, quindi non è detto che avrà mai fine questa serie, no? Se continua così. E, in ogni caso, sì. Uno spin-off no, noi, del noi quello ce l'auguriamo sempre. Naturalmente il pubblico deve ripremiare questa serie, per cui poi avremo, come dire, con l'avallo del pubblico la faremo. Non solo ai romanzi, che adesso ha anche ripreso il nuovo ciclo, perché poi troveremo, abbiamo ritrovato Ricciardi incamminito in una veste diversa, ma ha anche scritto delle novelle da cui noi attingiamo, appunto un romanzo breve da cui si sono ispirati loro, e lui da solo ha pensato già a fare un spin-off. Perché si è talmente innamorato del personaggio di Bambinella, che qui abbiamo Adriano Falivene che l'ha interpretato in maniera super bambina, di Modo, che ha già creato uno spin-off teatrale che sta girando l'Italia già dall'anno scorso con un enorme successo.
magari poter fare uno spin-off anche noi, sempre raccogliendo i bellissimi personaggi che escono dalla penna di... Per ora pensiamo a una messa in onda di questo, come diceva, che il pubblico ci premi, per poi poter andare avanti.